Grazie, allora non ci sono altri colleghi che chiedono di intervenire, quindi do la parola per la replica al Ministro per i beni e le attività culturali, senatore Sandro Bondi. Prego. Grazie, signor Presidente, onorevoli deputati. Innanzitutto voglio rispondere all'onorevole Giorgio Lamalfa, persona che stimo da molto tempo, che ho chiesto io di rispondere a nome del Governo, poiché discutiamo per l'appunto di una mozione di sfiducia individuale. Anche se penso, e l'ho detto ripetute volte in questi giorni, che questa mozione di sfiducia individuale nei miei confronti sia l'espressione di un imbarbarimento della vita politica nel nostro paese, spero tuttavia che questo dibattito che si svolge oggi possa essere utile per parlare finalmente del ruolo della cultura in un paese come il nostro, del ruolo che la cultura può avere per lo sviluppo economico e non soltanto civile e democratico di un paese come il nostro. Ma voi, onorevoli deputati della sinistra e dell'opposizione, che avete presentato la mozione di sfiducia, siete davvero interessati a discutere della cultura? Volete veramente discutere della cultura oppure le vostre intenzioni sono altre? Ve lo chiedo perché se le ragioni per cui avete presentato una mozione di sfiducia individuale sono quelle espresse qualche settimana fa dall'onorevole Franceschini, il quale ha detto che la sinistra doveva collocare delle mine sul terreno politico per far esplodere le contraddizioni di questo governo, della maggioranza di governo. Oppure se le ragioni di questa mozione sono quelle dell'onorevole Di Pietro, il quale ha detto che la mia responsabilità è sostanzialmente quella di essere il portavoce di Arcore, allora se queste sono le ragioni, la cultura in questo non c'entra assolutamente nulla. Probabilmente è così. Forse volete tentare di dare l'ennesima spallata al governo e in questa ansia che vi divora da tempo, facendovi perdere anche il senso della politica, le persone per voi, il rispetto per la realtà, la misura nel confronto politico non hanno nessuna importanza. Nessuna importanza. Questo cinismo della politica, ve lo ricordo, è miope, non porta da nessuna parte. Lo ricordo soprattutto ai tanti cattolici che militano le fila del Partito Democratico. Inoltre avete introdotto con questa mozione un principio, una prassi nuova nella vita politica e istituzionale del Paese. D'ora in avanti, questo deve essere chiaro, d'ora in avanti, in luogo del confronto delle idee, in luogo del confronto fra le soluzioni diverse che prospettiamo ai problemi del Paese, in luogo di progetti, di modelli che abbiamo diversi di affrontare i problemi, si potranno, in luogo del confronto democratico, del confronto politico, si potranno presentare delle mozioni di sfiducia individuali, allo scopo di attaccare, di denigrare e perfino di umiliare gli avversari politici. Il terzo polo ha addirittura introdotto una variante in questo nuovo principio. Se accetti le nostre proposte in merito alla cultura, un'ancora di salvezza, si è espresso elegantemente il senatore Rutelli, allora ritiriamo la mozione. Altrimenti, pollice verso. E questo il segno dell'imbarbarimento della vita politica nel nostro paese, di cui parlavo all'inizio.
un modo di fare politica che mi è totalmente estraneo. Per la verità, io non ho ancora capito le ragioni per cui chiedete le mie dimissioni. Anzi, non perché chiedete le mie dimissioni, che sarebbe ed è assolutamente legittimo, ma per cui presentate una mozione di sfiducia individuale. Da quello che capisco, perché i temi di accusa sono cambiati nel corso del tempo, da quello che ho capito, la mia colpa principale sarebbe quella di essere stato remissivo, se non accondiscendente, nei confronti dei tagli alla cultura operati dal ministro dell'economia Tremonti. Non sarei riuscito, battendo i pugni sul tavolo, ad ottenere più soldi per la cultura. È la prima volta che una mozione di sfiducia individuale riguarda non responsabilità individuali, ma responsabilità politiche e collegiali. Vedete, oltretutto, io non ho mai scaricato la responsabilità di quello che è avvenuto su altri, né tantomeno sul ministro Tremonti. Non solo perché sono una persona seria e responsabile e conosco, come dovreste conoscere voi, la situazione della finanza pubblica italiana, ma soprattutto perché in questi 3 anni mi sono impegnato non soltanto a chiedere più soldi per la cultura, ma mi sono impegnato soprattutto a fare le riforme. Le riforme. Capisco che questa parola è assente dal vostro vocabolario. Riforme. Voi pensate che tutti i problemi si risolvono con più soldi dello Stato. Io penso invece, può essere una colpa politica pensarla così, io penso invece che siano necessarie profonde e coraggiose riforme anche nel campo della cultura. Possibile che anche fra quelli fra di voi che si interessano di cultura da lunghi anni non abbiano neppure riflettuto, neppure meditato su quanto pure hanno scritto intellettuali di sinistra, cito fra tutti Alessandro Barricco, il quale vi ha detto che lo sviluppo maggiore nell'ambito culturale è avvenuto proprio dove l'intervento pubblico era assente. E vi ha detto, vi ha ricordato anche a voi, che il terreno oggi della cultura è soprattutto quello della scuola e della televisione, per un cambiamento in questi settori. Innanzitutto, riguardo alle riforme, sono partito dall'idea che occorresse riformare il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Riformare il Ministero. Sappiamo tutti che in Italia non c'è un'opera pubblica che possa essere realizzata senza ottenere il via libera delle sovrintendenze e del Ministero per i Beni Culturali. Al punto che questo ministero è divenuto con il tempo il ministero del no allo sviluppo economico del Paese, il ministero degli ostacoli allo sviluppo economico del Paese, senza con questo, peraltro, riuscire effettivamente a tutelare i beni culturali e il paesaggio. Io ho un'altra idea. Ho l'idea di un ministero che contribuisce ad individuare delle soluzioni, soprattutto attraverso la collaborazione con gli enti locali, i comuni, le regioni e i privati. Soluzioni che sono sempre dei punti di equilibrio fra le ragioni da una parte della tutela del patrimonio storico-artistico e dall'altra parte le ragioni altrettanto importanti dello sviluppo economico del Paese. Voglio farvi soltanto un esempio a questo riguardo. Il tema delle metropolitane. Sembrerà che questo non c'entri nulla con la cultura. Invece c'entra, e come? Nel luglio del 2008, appena insediato, ricevetti una lettera del sindaco di Napoli, nella quale venivo informato che a seguito del ritrovamento di reperti archeologici, i tempi per la realizzazione della metropolitana di Napoli si dilatavano all'infinito e i costi aggiuntivi soltanto per l'archeologia ammontavano a circa 100 milioni di euro in più, tutte risorse ancora da reperire. La stessa cosa valeva per Roma e vale per la metropolitana di Roma. A seguito di ciò,
presi la decisione di nominare un commissario, un dirigente del Ministero dei Beni Culturali, con l'obiettivo di semplificare e di abbreviare almeno i tempi per le autorizzazioni. Questo esempio, onorevoli deputati, dimostra che le ragioni dello sviluppo non sono estranee alla vera cultura. I veri uomini di cultura non sono indifferenti al fatto che si realizzino o no le metropolitane nelle grandi città italiane come Napoli e come Roma. E i veri uomini di cultura sanno che occorre trovare un equilibrio fra le diverse esigenze, come ho già detto. Un'altra cosa che ho fatto è stato di sbloccare tutti i progetti delle grandi opere pubbliche, circa 113 grandi progetti di opere pubbliche, necessari per lo sviluppo del Paese. La seconda cosa che ho fatto è di costituire una nuova direzione generale per la valorizzazione del patrimonio storico e artistico. Tutti ripetiamo da anni, che l'Italia ha il più grande patrimonio storico-artistico del mondo. È vero. Abbiamo più del 70% del patrimonio storico-artistico dell'Europa e il 50% del patrimonio storico-artistico del mondo. Perché, pur avendo questo grande patrimonio storico-artistico, l'Italia da decenni perde, anno dopo anno, posizioni nella classifica dello sviluppo del turismo? Ce lo siamo mai chiesti perché? Perché abbiamo fatto poco e male l'attività della tutela di questo patrimonio e non abbiamo fatto quasi nulla per quanto riguarda l'attività di valorizzazione di questo patrimonio storico-artistico. La capacità che la sinistra ha di manipolare la verità in Italia è tale che sembra che prima del mio arrivo tutto andasse bene, tutto fosse perfetto, che il nostro patrimonio artistico fosse ben tutelato e ancor meglio valorizzato. Quindi non c'era nulla da fare, non c'era quasi nulla da fare. Veltroni, a cui va il mio rispetto perché anche in queste settimane ha dimostrato di non raggiungere nel dibattito, nel confronto politico, delle asprezze inutili. Rutelli, Melandri, che hanno avuto prima di me questa responsabilità, vengono considerati generalmente dei numi tutelari della cultura in Italia. Francamente, io non mi sono accorto degli strepitosi risultati che avrebbero raggiunto in questi anni. Sì, forse nel finanziare con i soldi pubblici, naturalmente, film di registi tanto adulati quanto poco apprezzati dal pubblico hanno fatto davvero molto. Ad esempio, fra il 1996 e il 2000 sono stati erogati finanziamenti al cinema per 266 milioni di euro, a fronte di incassi per 43 milioni di euro. Per quanto riguarda il patrimonio storico-artistico, i risultati, come dicevo, sono ben diversi e molto più deludenti. Volete, cari colleghi dell'opposizione, che vi descriva le condizioni in cui si trovava Pompei 2 anni fa? È meglio di no, perché si trovava in una condizione a dir poco vergognosa, di cui nessuno di noi può andare fiero, e sentirsi esentato da ogni responsabilità, neppure chi vi parla.